Nel mondo ci sono differenze sociali che vorrei far sparire con uno schiocco di dita. Purtroppo ho il dito fratturato e se anche fosse sano io non le so schioccare. E invece bisogna faticare come bestie per farne sparire qualcuna, non tutte, solo poche. Anche nelle classi ci sono differenze. Sapeste quante volte mi prendono in giro per le mie scarpe, per il mio look? Ma questo non è niente in confronto a Lorenzo. Media altezza, sempre con la giacca, il viso pallido, i capelli mori e spettinati, con uno sguardo gelido come i suoi occhi azzurri, che ricordano il ghiaccio. Ma sotto quel ghiaccio c'è un bambino indifeso, che per una sua difficoltà scolastica viene preso in giro e spinto a congelarsi in un cubo di neve, che lo isola ma lo protegge dagli scherzi di cattivo gusto. Dagli altri, che non lo capiscono. All'intervallo Lorenzo Baudini ha sempre le mani fisse come un robot, per non far avvicinare troppo la gente. Io sono suo amico e ci accettiamo a vicenda, ci aiutiamo a vicenda, e sono l'unico che può avvicinarsi senza ricevere schiaffi. Vorrei vedere il mondo con i suoi occhi, per aiutarlo, ma non posso, rischierei di rimanere intrappolato nel ghiaccio anch'io. Agli altri non importa più di tanto di Lorenzo e della sua presenza. Io, invece, vorrei farlo emergere, vorrei prendere un asciugacapelli e sciogliere il ghiaccio e la neve. Ma poi ho capito, che colpa ha il maiale se possiede un collo più corto di quello della giraffa? Così ho lasciato perdere e ho deciso di farlo accettare per quello che è. Siamo tutti e due poco accettati, perciò formeremo un duo per non doverci legare agli altri e non lasciare i nostri ideali di vita. Libertà, amicizia e uguaglianza sono i principi fondamentali per una buona convivenza. Dai, dai, raccontami un po'. Allora, questi qua sono i miei documenti, sono nato qui in Italia, ma siccome qua quelli del comune non mi vogliono dare i documenti, non lo so perché. Allora ho girato un po' il mondo senza documenti, sono riuscito ad arrivare anche in Belgio per fare qualche documento e ho fatto qualcosina, ma non è chissà che, però per me, cioè, ha un significato, mi dimostra cosa che sono qualcuno in pratica, cioè ho un documento con la foto e ho l'estratto di nascita italiano e basta. Ma non me li danno per via che sono parte bosniaco e parte italiano in pratica. Con questa storia qua adesso voglio andare a fare una delega che mi cerca, gli do io l'autorizzazione che può andare in Croazia dalla Bosnia a cercarmi nel comune, in quel comune lì. Dopo, se non mi trova, gli faccio andare anche in Bosnia a riprovare a trovarmi. Poi se mi ha trovato lì, che ben venga, o bosniaco o croato, l'importante è che abbia un documento, perché così senza documento non posso dimostrare niente a nessuno e non avrò mai un futuro in pratica. E certo. Se non sono in Croazia e in Bosnia, allora dovrò prendere, sto pensando di fare l'apolide, dopodiché per via legale tramite un avvocato, avendo in mano il foglio dell'apolide, faccio subito con l'avvocato per prendere la carta di identità italiana, perché dovrei essere in pratica italiano, ma io non ho avuto mai un documento. Non ho mai avuto un documento. Questo qua me l'ha lasciato il Belgio, è un'agenzia per gli stranieri rom. Quella che cos'è? È una carta di identità per chi fa il sussidio
e se vuoi avere un documento extra, anche senza il sussidio, che non hai niente per dimostrare in pratica chi sei. C'è un documento con la foto Sì. solamente, qui in Italia non è valido per italiani, per la legge italiana, però io posso girare tutta la Francia dei Quello è il simbolo gitani, dei gitani. dei Rom. È il nostro simbolo dei Rom, che abbiamo anche noi una cultura, solo che non abbiamo mai avuto, alcuni dei nostri non hanno avuto mai la possibilità di dimostrare questa cultura, perché anche tanti nostri facevano più che danni che dimostrare che avere, perché uno dei nostri Rom, solamente non mi ricordo il nome adesso, per tutta l'Europa è uno solamente che ha fatto la scuola ed è promosso 10 a lode con gli esami e così, come si chiamano, i Ho diploma, capito. uno solamente Ah, in cavolo. tutta l'Europa, perché lui ha avuto la chance, la possibilità di dimostrare che anche i Rom non è che sono tutti ignoranti, No. Sono le che possibilità, sì, insomma. però solo che in pratica, cioè, paese che vai, gente che trovi, cioè in tutto il mondo ci sono quelli che fanno casino. Non abbiamo avuto questa possibilità e basta. Te capi? Capito. La mia passione è il meccanico, carrozziere. Però se non ho un documento, se avevo un documento italiano, vedevo di fare qualcosa in banca, con un lavoro fisso, aprire un'attività mia, dare un futuro anche a mio padre. Perché lui è artigiano, c'ha il diploma che fa le pentole di rame, sai, le Dove anfore. sta tuo padre adesso? Ah, Sono sempre Asti, sempre da con me, dove? tutti con me, perché non ho, per via economici non ho voluto lasciare la famiglia, perché lavoravo, facevo i lavoretti un po' qua, un po' là, lavoretti onesti, non è che prendevo chissà che, però cioè che mantenevo la famiglia, Certo. io e altri miei fratelli. Questo qua sono fiero, e se mai avrò un futuro vedrò di recuperare il mio carro con la ruota. Sì, se avrò mai un posto mio, il carro con la ruota dovrò. Allora, resistenza oggi. Decidere esattamente da che parte stare, quindi essere partigiani e soprattutto resistere al vizio mortale per una cittadinanza attiva di abituarsi o di rendersi impermeabili a tutto ciò che può essere piccolo ma che può corrompere anche in minima parte quella legalità obbligatoria che secondo me deve essere la base di qualsiasi comunità civile. Ok. Cacao, una perca di pane, basta. Dopo mi portavano in treno fino a Monaco, perché da Cacao 30 km, 25-30 km di Monaco, si andava a aggiustare le ferrovie che erano state bombardate. Si alzava la mattina alle 3 e si arrivava alla 1 di notte. Si dormiva i castelli di 3, 9, due sotto, uno di sopra l'altro. Ci dividono, io in una camera, io da Piattegrasso, io e Melis, Melis. dura la camera, e gli altri, tutti i miei amici, quindi di via Ticino, un'altra. Dopo, non so, 20 giorni, mi portano ancora sul vagone io e Melis, gli altri sono rimasti là, basta, li ho visti più. Io vi spiego. E mi portano dopo 3 giorni e 3 notti, a Bad Gandersheim, c'è scritto qui, Gandersheim era una, lì dipendeva
da Buchenwald. E infatti qui ci sono due numeri, uno di Dachau e uno di Buchenwald. E là io c'era un campo di concentramento piccolo, non c'erano le camere a gas e tutte quelle cose di porri, non c'erano. C'era un capannone che facevano l'assemblaggio dei caccia della Messerschmitt, i tedeschi. Io ero addetto a costruire le baracche perché non c'erano, si dormiva per terra, ho fatto tutto l'inverno per terra. Non mi è venuto neanche il raffreddore. 20 anni. Adesso che si chiede mangiare poco, poco niente. I primi momenti davano una fetta di pane con la zuppa di verdura a mezzogiorno, quando c'era, se no davano il caffè e si comincia a diminuire. Una volta ho levato i pantaloni e ho preso un colpo, non ho visto più le gambe, erano soltanto le ossa. Oddio, l'unico momento di sperare sempre è, si cominciava a sentire i cannoni che sparavano. Qui sono qui vicino, resisti, resisti. No. Oh, avevo 20 anni, avevo la voglia di vivere, c'era ancora la speranza. Alla domenica sera siamo andati al cinema. Fuori dal cinema, il cinema di San Pietro, finito il cinema, veniamo a casa. Dopo il ponte di San Pietro c'è un tabaccaio e lì fuori c'era lì le camicie nere, tutte armate. E c'era lì assieme a noi qualcuno che diceva: ci sono i partigiani. In Piazzetta ci sono i partigiani. Allora passiamo di lì, dai fascisti lì, e invece di venire a casa sono andato in piazza a vedere. No, c'erano due persone e Gadisi: ma i partigiani? Fa: adesso arrivano. Se eravamo in tre, se ne aspettò che arrivavano i partigiani. Dopo un po' agarevo una raffica di mitra dalla fossa, una raffica di mitra, poi anche partigiani, c'è poi la via lì del cimitero, via! E fai tutto il giro per De Via Grasse, se veni a casa. Al di dopo, alleva domenica, e che era il tempio bello, insomma. Via pum, più c'è movimento. Vado fuori e trovo una macchina che passa e mi dice: vorremmo andare su, che domo in due. Allora se andai su a menà a Vermezzo c'era un capitano di partigiani, un capo di partigiani. È venuto su anche lui in macchina. E sono sui cingra, crescevo, bisogna che andava nessuna del tetto. Cioè, la fai un lacciaio, deve essere sul tetto, a bolle giù dentro la vele. Quindi, no, è a nome di chi? Beh, allora siamo andati là a Gagian. A Gagian, quella, il capo lì, e dai parlami solo con chi lei. E lui, lì a Gagian, era lì una distensione con dentro tutti. Autoblindo, di tutti i macchinari lì di guerra. E la nostra squadra si andò su un autoblindo chiave, che la banda di operala, la fai in maniera, insomma. E se veni via Ross con quell'autoblindo lì. Gli hanno dato i fucili? Gli hanno dato i fucili da sparare? Non che ho noi fucili, non c'è niente. Venuto a Piategrasso, quelli dei capi del comune,
Dice che bisogna andare a Morimondo, a liberare a Morimondo. Allora siamo i liberatori, no? Se andai a Morimondo, a liberare qui là, lì se andai dentro, venivi fuori, tu più lotte, ti rompi e a ciappate di guerra. E che insieme a noi, in quei fiumi, ciao, questi che bisogna massaia. Poi, dai, dai, che fiumi là, porco, dico, veniva un amico e dice, se che ho rimasto anche lei, e capirà la mia mamma dice, ma uno non ha fatto niente, vuol dire, pensi che no, c'è per la strada, comincia da qua, e quella via di un lato da qua, ma vediamo a Pierras, poi la gente, c'era le morti, cioè. E che insieme a lui, un mio amico, si è passato proprio davanti alla sua finestra, che era sua mamma il bagaglio, di ferro, dice, bene, 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 però guarda bene che si soffia, scemo! Insomma, No, dai, è una storia è lungo, che passò è tanto. 65 anni. Tutto sommato è stato brutto anche vivere. Perché tu sei vivo? Cosa hai fatto? Insomma, è una vita sì, Rimuoveva per lui. è una vita straca. Thank you.